una domanda, rispondere a una domanda che in tanti forse si pongono, taluni l'hanno già fatta, e quindi noi vogliamo, non ci sottraiamo mai alle domande, non lo faremo mai durante il corso di questa campagna elettorale. Come fate voi, che siete così diversi come culture di origine, o almeno apparentemente così diversi, a stare insieme, che vivete esperienze politiche diverse? La risposta semplice e facile sarebbe quella di dire: perché vogliamo bene a questa città e vogliamo bene alle persone che in questa città hanno scelto di vivere ed abitare. Però per i palati più fini, o per coloro i quali vogliono trovare elementi di discontinuità, io dico che ci sono dei valori nella storia degli uomini, nella vita delle persone, all'interno di una comunità, che sono dei valori fondamentali. La vita. Il diritto al lavoro, e non a un lavoro qualsiasi, quel lavoro che dà dignità a chi lo esercita. Il diritto a un'istruzione, il diritto alla libertà di espressione, di pensiero, il diritto a vivere in una città che dal punto di vista ambientale è salubre, quindi il diritto alla salute, ma che porta con sé anche il diritto a vivere in un ambiente confortevole, cioè in un ambiente dove si abbia piacere di girare per le strade e di trovarle belle e pulite. Tutti questi valori sono condensati in un documento che a volte dimentichiamo e che si chiama Costituzione Italiana. Allora, se volete la risposta politica a questo nostro stare insieme, è che noi ritroviamo le ragioni dello stare insieme nella Carta Costituzionale e in quei valori che per noi sono irrinunciabili. Quindi in questo contesto noi porteremo tutti i contributi di cui siamo capaci, no? Ciascuno secondo le proprie esperienze e il proprio vissuto, e vi assicuro che di esperienze e di competenze, guardandoci intorno, anche voi che siete qui, ne vedete tantissime, e quindi non avremo certo difficoltà domani ad amministrare questa città.